Giganti, maghi, funamboli, ma soprattutto il grande cuore di Vibo Marina e dell'intera provincia di Vibo, i cui cittadini si sono uniti nel nome di Orlando Fratto, il guerriero di Soverato, a cui era stato diagnosticato un sarcoma non operabile in Italia e che grazie alla straordinaria ondata di solidarietà dei calabresi è riuscito a volare a New York per sottoporsi alle cure speciali di un chirurgo giapponese, l'unico che gli avrebbe potuto restituire una nuova vita. L'operazione è andata a buon fine ed Orlando è già rientrato a casa, ma la solidarietà continua. Dallo Ionio al Tirreno, da Soverato, appunto, a Vibo Marina, dove grande è stata la partecipazione emotiva e fattiva all'iniziativa promossa dal comitato attivamente e sponsorizzata dal gruppo Publiane. Non si poteva restare indifferenti e questa è la risposta di Vibo, di Vibo Marina e dico anche della Calabria intera. Il cuore del calabresi si è fatto presente soprattutto per questo. Dalla vendita di dolci ad una riffa che ha messo in palio del pesce fresco, tutto il ricavato verrà devoluto ad Orlando. Questa macchina della solidarietà si è messa in funzione qui a Vibo Marina nei confronti non di un nostro concittadino, ma comunque nei confronti di un ragazzo, di una persona, figlio di questa terra, e noi abbiamo voluto dare, noi, loro soprattutto, prova che Vibo Marina in questi casi c'è e vuole contribuire con tutte le sue forze. Mi sembra una cosa bellissima che questa comunità è riuscita a fare. E questo ragazzo merita veramente tanto perché sta lottando con tutte le sue forze, con tutte quelle di tutti i suoi concittadini e di tutta la Calabria che gli sta vicino. Vibo Marina si è aperta a questa situazione, siamo tutti qui felici di farlo. Stiamo cercando di aiutare un ragazzo che ha bisogno. Ho acquistato proprio per lui, sì, sono venuta apposta, diciamo, per questo ragazzo, ecco. Bambini in festa, genitori partecipi. Da parecchio a Vibo Marina non si vedeva così tanta gente. Tra loro anche diversi artisti che hanno prestato la propria opera gratuitamente. Ci siamo mossi in tantissimi ed è una cosa straordinaria perché abbiamo fatto vedere questa volta, anzi tramite Orlando, grazie a lui abbiamo fatto vedere la parte bella della Calabria, che è una Calabria che c'è, che esiste e che fa battere tanti cuori, e oggi siamo qua proprio per lui, proprio per questo. Fare del bene fa bene, e ogni qualvolta c'è l'occasione, insomma, di poter dare un contributo, dovrebbe essere la normalità, ecco, non facciamo niente di speciale, quello che va fatto. Il cuore dei calabresi, secondo me, è grandissimo, che non ci sono cuori come i nostri, e sperando che il nostro Orlando ritorni presto a casa forte e vincente. Alessio Pompasso per la CNews 24.